Buongiorno a tutti. Oggi vi illustrerò come realizzare un dispositivo, un sensore di rilevamento automatico di veicolo per poter comandare un cancello o per poter aprire o chiudere un cancello. Il dispositivo in questione è questo qui, che è un loop detector, si chiama. È un dispositivo elettronico con ingresso 220 volt e uscita a relè, che consente di rilevare una massa metallica, tipo ad esempio quella di un'autovettura o di un motorino o anche di una bicicletta, a una notevole distanza di 50-60 cm, utilizzando un'apposita bobina induttanza collegata ad uno di questi pin. In modo particolare, questo dispositivo dovrà essere collocato nei pressi del nostro cancello, in una posizione riparata dalla pioggia oppure in una scatola IP44, e attraverso un tubo a questo dispositivo si collegherà un'induttanza, cioè una bobina a terra, magari dentro un pozzetto, una bobina che non è altro che due fili avvolti tra loro a mo' di induttanza, appunto, che serviranno per rilevare il veicolo. In questo modo, ogni qualvolta il nostro veicolo si approssimerà al nostro cancello, il dispositivo attiverà un relè che consentirà l'apertura o la chiusura del cancello a seconda della posizione. Potremmo installarlo all'interno della nostra proprietà per far aprire il cancello automaticamente ogni qualvolta si approssima un veicolo all'uscita, oppure possiamo anche collegare una bobina dall'altra parte. Anche due bobine si possono collegare dall'altra parte, sempre all'interno di un pozzetto a terra, e allorquando magari sappiamo che dobbiamo ricevere degli ospiti, attiviamo questo dispositivo, e allorquando il nostro veicolo si avvicina, il sensore, il loop sensor, capterà la massa metallica del veicolo e attiverà l'apertura del nostro cancello. Vediamo in dettaglio lo schema di collegamento. Per semplificare, io ho riprodotto in piccolo una piccola bobina, una piccola induttanza. Il dispositivo in realtà si autosintonizza su qualsiasi induttanza, quindi non ha bisogno di tarature. Nel mio caso ho realizzato una piccola induttanza con del filo da 1 mm, ma voi potreste utilizzare all'interno del pozzetto esterno un'induttanza anche più grande. Maggiore è la larghezza della bobina e maggiore sarà la sensibilità del circuito, che tra l'altro comunque ha anche una sensibilità regolabile attraverso questi pin presenti davanti. In ogni caso, vi faccio vedere un attimo una simulazione di funzionamento. Ecco, questo è il nostro sensore a terra all'interno di un pozzetto IP44. Questo è lo zoccolo a cui sono collegati i vari connettori. Vedete, qui abbiamo l'ingresso al pin 7-8, abbiamo l'ingresso della nostra induttanza. Al pin 1 e 2 la 220 volt che serve per alimentare il dispositivo, e successivamente i contatti che ci consentono di aprire, chiudere, comandare il nostro cancello sono i contatti 3 e 4, sono questi due qui, 1 e 2, che sono contatti normalmente aperti. Quindi questi due contatti, una volta che sarà attivato il sensore, fungeranno da pulsante per il nostro apricancello. Vediamo all'atto pratico il funzionamento con una simulazione, con un piccolo gioco. Allora, inseriamo il connettore nel suo zoccolo per attivare il circuito.
Ecco, a questo punto vedete che si è acceso il LED power on del dispositivo e ogni qualvolta una massa metallica, un dispositivo, entrerà nel raggio della nostra induttanza, il LED verde si accenderà per simulare la presenza. Facciamo un esempio. Questa è la nostra bellissima autovettura che vi faccio vedere questo spettacolo di autovettura che ho realizzato. Come si avvicina al nostro cancello l'autovettura, il circuito, vedete, si attiverà e se collegato ai relativi pin, collegato ovviamente al pulsante di apertura del cancello, il cancello si aprirà e la vettura transiterà. Una volta che la vettura sarà passata, il LED si disattiverà e quindi il pulsante del cancello sarà libero. Vi faccio rivedere per comodità. Arriva il nostro veicolo, si attiva l'apertura del cancello, il veicolo passa e si chiude e il circuito rimane libero. Questo dispositivo è molto utile a mio avviso, soprattutto se abbiamo un cancello abbastanza distante dalla nostra casa, perché consente a qualsiasi veicolo di uscire dalla proprietà senza dover ogni volta aprire il cancello, insomma, guardare, eccetera, eccetera. Il dispositivo è provvisto di un dip switch per regolare le varie impostazioni che principalmente sono legate ai tempi, alla sensibilità. Adesso in questo caso è in cinese, ma vi assicuro che esiste il manuale in lingua inglese e ve lo faccio anche vedere. Le connessioni sono abbastanza intuitive, quindi c'era 220, il neutro, quindi live e neutro della 220, l'uscita di relè a impulsi, l'uscita di presenza e l'ingresso del loop dell'induttanza, cioè della nostra bobina. Ecco qui in maggiore dettaglio i collegamenti dei vari pin del loop detector. Ma vediamo in dettaglio. All'atto pratico ho evidenziato qui il pozzetto dove è presente la bobina, l'autovettura si avvicina e il cancello automaticamente si apre perché appunto viene captata la massa metallica dell'autovettura. Questo tipo di loop detector di solito vengono impiegati anche negli impianti semaforici per far scattare il rosso e il verde all'approssimarsi del veicolo. La sensibilità è abbastanza buona, vedete, qui si attiva con un semplice barattolo di latta, riesce ad aprire il cancello senza nessun problema, quindi è molto sensibile. Vediamo l'installazione pratica con dip switch, la scatola IP44 che protegge il circuito nei pressi del cancello e qui il pozzetto in cui all'interno troviamo la bobina realizzata con una matassa di filo addirittura di terra, quindi molto economico, che permette di far funzionare il sensore metallico, perché in realtà questo non è altro che un cercametalli in definitiva. Esiste anche un pulsante di reset che ci consente di resettare il circuito nel momento in cui ci fosse un malfunzionamento oppure un'attivazione fissa per qualsiasi altro motivo. Questo dispositivo a mio avviso è abbastanza utile soprattutto per aperture e chiusure di cancelli, ma non solo, anche insomma per controllare l'accesso di un veicolo all'interno di una proprietà. Il pulsante reset ovviamente ci consente di resettare tutto il circuito e di farlo funzionare al meglio. Chiaramente la massa metallica che noi possiamo rilevare con questo circuito varia enormemente, nel senso che ci sono biciclette che vengono rilevate, molto conta la distanza tra
la bobina che sta nel terreno e il veicolo che si approssima, nel senso che una Jeep, per esempio, avrà delle difficoltà a far attivare il circuito, mentre un'autovettura normale, diciamo, utilitaria, non avrà nessuna difficoltà. Anche una bicicletta riesce a far attivare il nostro circuito. Bene, io penso di aver finito. Se avete dei commenti o delle domande, potete anche farmele sotto al nostro canale e vi invito a iscrivervi al mio canale in modo da supportarmi per eventuali futuri video del genere. Vi ricordo che il dispositivo ha un pratico connettore che è possibile sganciare. Questo è il loop detector, lo trovate tranquillamente su eBay, penso anche su AliExpress e altri siti di e-commerce. È abbastanza economico, nel senso che c'è un prezzo che varia dai 3 ai 40 euro e per la funzione che realizza, secondo me, li vale tutti, anche perché, ripeto, è presente questo pulsante di reset che ci consente in qualsiasi momento di riattivare il dispositivo. Anche lo zoccolo è abbastanza facile da scollegare, per cui in caso di manutenzione non credo che ci sia alcun problema. Vi invito di nuovo ad iscrivervi al canale e niente, vi do appuntamento alla prossima volta e al prossimo video. Ciao a tutti!